A Napoli è ufficialmente scoppiata la Contemania. Il 5 giugno, il Napoli ha annunciato l'arrivo di Antonio Conte in panchina e i tifosi azzurri hanno potuto finalmente gioire per l'arrivo del tecnico salentino. Come detto dallo stesso Conte, però, ora è il momento di lavorare duramente. L'obiettivo è quello di tornare competitivi nel minor tempo possibile. Una grande mano deve arrivare necessariamente da Giovanni Manna e dal mercato estivo. Il nuovo DS del Napoli è al lavoro da tempo per garantire una rosa competitiva ad Antonio Conte. Tra gli obiettivi di mercato, c'è sicuramente Federico Chiesa, esterno della Juventus. Il suo contratto con i bianconeri scade nel 2025 e la vecchia signora non può concedersi il lusso di perderlo a parametro zero. Al momento non sembrano esserci margini per un prolungamento. Per questo motivo, secondo quanto riportato da tutto Mercatoweb, pare che Fali Ramadani, agente del giocatore, stia arrivando a Roma per discutere del futuro del suo assistito. Ramadani incontrerà i dirigenti del Napoli per comprendere meglio i margini di trattativa con il club azzurro. Questo fa ben sperare i tifosi, anche se resta da capire se Chiesa verrà comprato a prescindere dalla cessione di Kvaratskhelia o sarà il suo sostituto. La redazione di Sport Mediaset, inoltre, ha svelato la cifra richiesta dalla Juventus per la cessione. Dato il contratto in scadenza, i bianconeri chiederanno non meno di 25 milioni di euro. Il Napoli, però, deve stare attento. L'agente di Chiesa non incontrerà solo la dirigenza partenopea. Ci saranno anche alcuni colloqui con la Roma. Daniele De Rossi è un grande estimatore di Chiesa e reputa che possa essere l'uomo giusto per i giallorossi.